È ufficiale, Giovanni Lennini è il nuovo commissario per la ricostruzione del Centro Italia. Nominato dal Premier Conte, l'ex vicepresidente del CSM dovrà dirigere la ricostruzione in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria a seguito del sisma 2016-2017. Sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende, ha dichiarato Lennini. Spenderò tutte le mie energie per far sì che la ricostruzione assuma la velocità necessaria per consentire alla comunità di risollevarsi. All'ufficialità della nomina sono giunti anche gli auguri del presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio. Per la regione, confrontarsi con un commissario del proprio territorio può rappresentare un'opportunità, ha dichiarato il governatore, ma la scelta di nominare un quarto commissario in meno di 4 anni è indicativo delle grandi difficoltà con le quali è stata affrontata la ricostruzione. Lennini succede così a Piero Farabollini e per assumerne il ruolo l'avvocato ha dovuto rinunciare al seggio in consiglio regionale. Al posto di Lennini all'emiciclo subentrerà l'aquilano Pierpaolo Petrucci. Di conseguenza Lennini non è nemmeno più il presidente della commissione d'inchiesta su Bussi, che ora dovrà essere nuovamente individuato. La nomina è giunta ieri da Roma a margine della riunione della cabina di coordinamento per la ricostruzione. Inizialmente si temeva che allo scadere del mandato di Farabollini il nuovo commissario potesse tardare ad arrivare. Marsilio aveva lanciato l'allarme. Basta litigi in governo, aveva tuonato il governatore. Non possiamo rimanere una sola ora senza commissario. Preoccupazioni non erano state nascoste neanche dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Con la struttura commissariale vacante, aveva reso noto il primo cittadino, siamo pronti a restituire a Roma le fasce da sindaco. Nella cabina di coordinamento di ieri inoltre sono state varate le ultime misure dell'era Farabollini, misure volte a snellire la burocrazia per accelerare i tempi della ricostruzione. Si attende un forte snellimento e velocizzazione nelle pratiche per la ricostruzione privata, che non passano più attraverso gli uffici pubblici se non per una quota del 20% che viene selezionata a campione per fare delle verifiche a posteriori, ma intanto i lavori possono partire. Una seconda ordinanza riguarda invece la modifica di precedenti disposizioni, tra cui l'inserimento dei costi dell'occupazione di suolo pubblico tra le spese ammissibili a contributo, che quindi fino ad oggi sono gravate sulle imprese e sui cittadini che devono fare la ricostruzione. E poi un'ordinanza molto importante, in questa ordinanza c'è una misura molto importante per la frana di Ponzano a Civitella del Tronto. Abbiamo individuato urbanisticamente la zona, ora con questa ordinanza finalmente il comune di Civitella potrà acquisire l'area, effettuare i trasferimenti di proprietà, cominciare la pianificazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.